Ciao ragazzi, questa volta sono le 16:40, quindi credo di arrivare puntuale allo spettacolo, quindi al nostro appuntamento. Non farò ritardo, non mi perdo e arriverò. Ciao ragazzi, è un casino anche stasera perché mi sono perso, vabbè, mi sono fermato a vedere il Colosseo, era troppo bello. Comunque sto arrivando, questa volta faccio il tempo, eh. Dove state? Oh, ma avevate detto all'India. Cioè, non mi dica che era l'Argentina. Cioè, qua non vedo nessuno. Oh, ma avete dissociato anche stavolta. Vabbù, io mi godo lo spettacolo. Qual è il personaggio con il quale empatizzate più velocemente? Personaggio della signora L sicuramente, e anche diciamo, il marito. L'empatia non l'ho trovata. Io ne faccio tre, quindi ne scelgo uno, che è Betty. Nel secondo atto e che nel primo atto è interpretata da un uomo, da Alessandro Ricci, e nel secondo atto dopo un secolo, per lei sono passati solo 25 anni e vive sostanzialmente una rivoluzione interiore grazie anche ai figli e a Lynn. Ciao, io sono Lynn, allora nel secondo atto e faccio parte della working class, sono una donna che lascia tutta il marito, e sono lesbica, sono innamorata di Victoria, non ho paura di dire quello che penso, insomma porto una bella botta di vita nella vita di queste donne che sono invece per esempio nella vita di Victoria, la mia compagna. Victoria è la figlia di Betty, che nel primo atto è interpretata da una bambola. E quindi questi personaggi attraversano tutti un secolo di storia, perché il primo atto è ambientato alla fine dell'Ottocento, mentre il secondo negli anni, fine anni 70. E quindi c'è tutta questa evoluzione, questa trasformazione. Un'educazione sentimentale. Ok, cosa ne pensate dell'amore omosessuale? È amore. Sì. Non c'è differenza, perché amore. Amore. Cioè, amore, è sempre amore. Allora, a te faccio l'altra domanda. A te faccio questa. Vabbè, sei libera di rispondere o non rispondere. Infatti era una domanda rischiosa, ho detto la facciamo, però mi è sembrata gente simpatica, io la voglio fare. Qual è la tua posizione preferita a letto?